produttore di Rodengo 2012 in collaborazione con Metro Golden Buba presentano C'era una volta e c'è ancora Cesana Torinese 2013. Vediamo, non è finita. Ma cosa fate ancora qua? Perché? Ma vedi, stiamo giocando. Ma dobbiamo partire per Cesana. Ma veramente? Eh sì, io non mi ricordavo. Tra 10 minuti, dai, veloci. Vai, via, via, vai, via, via, via. Siete conciati? È stile. Ma andate a cambiarvi. Va bene. Così va bene? Sì, sì, dai, andiamo, dai. Via. Thank you.
tre minuti. Sì, dai, sempre vicino. Alla nostra più difficile sfida professionale. Vabbè. Tutto si decide oggi. Oh, però sto film è stancato. Ora noi o risorgiamo per il tuo ATG. Come squadra. Bene, o cederemo. Regia, siamo in onda? Vai, siamo in onda. Bene. Sono arrivate le quattro prime. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG. Iniziamo con una notizia di interesse nazionale. Il nostro esercito è in profonda crisi per la mancanza di reclute. I nostri inviati hanno visitato un centro di addestramento nel Piemonte e hanno intervistato il sergente capo dell'esercito italiano Gustavo La Pasta. Vediamo il servizio. Ciao Virtù, ci troviamo qui nella casa del nostro sergente Gustavo La Pasta. Salve sergente. Buongiorno. E cioè, ormai ne parlano tutti i giornali e che anche i militari sono in crisi. Ma perché tutto ciò? Purtroppo ormai non ci sono più gli uomini di una volta. Sono tutte femminucce. Ah, dopo questa risposta chiediamo però adesso quali sono le soluzioni per rimediare a questo problema. L'esercito italiano ha scoperto un gruppo di ragazzi in una zona sperduta finora, Cesena Torinese, dove c'è anche un nostro campo di addestramento. Quindi proveremo a formare nuovi soldati. Allora, sergente, ci dica un po' di questo campo, dove è situato, com'è composto, cioè ci dica un po' lei. Allora, questo campo si trova in una cava, ci sono diversi colonnelli ufficiali che danno una mano. L'addestramento sarà molto duro e quindi presumo che si otterranno degli ottimi soldati, nuovi soldati. Ok, grazie a queste dichiarazioni del nostro cavo sergente vi facciamo vedere le nostre filmaggini. Quindi partiamo con il servizio. We'll be right back.
Sì? Va bene, regia. Notizie appena giunte in redazione. Un gruppo di giovani melenianesi si avventura alla ricerca di una nuova avventura. Evviva! Sui sentieri di Cesana Torinese. Vediamo il filmaggini preparato dal nostro inviato giapponese Sushi Shia. Scusi, conosci un calzolaio in zona? No, non conosco nessuno. Neanche un panettiere? Il calzolaio Jack? Panettiere Tom? Parrucchiere Tom? E giù all'angolo? No, non lo conosco. E dove ti tagli i capelli? Non li taglio. Sei come Tarzan. Ma a me non crescono. Ah, non ti crescono? Conosci la commessa del supermercato? No, quella la conosce Luchino. Ah, Luchino la conosci? Sì, la conosco. Ciao. Almeno che asciughi un po'. Rimasi. Oh, yes! La montagna non è sempre un luogo di giochi, ma anche un luogo di rischio e di paura. I nostri inviati sono venuti in possesso di riprese e immagini amatoriali di uno degli ambienti più pericolosi del mondo, ovvero il ponte tibetano di Cesana Torinese. Vediamo queste immagini agghiaccianti nel prossimo servizio del nostro inviato.
get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the simpatica. Tutte simpatiche. Ah, yeah, no. Sì, non mi
difetto. Basta, vanitosa. Permalosa. Cosa ne pensate degli animatori, delle attività, gite, queste cose? Sono molto belle e sono simpatici per i motori. Allora, gli animatori sono simpatici. Poi? Le gite, sì, sono un po' stancanti, però gli animatori sono molto simpatici. Ok. Nome? Giacomo. Lorenzo. Emanuele. Cognome? Salsa. Mazzoletti. Arrivati. Nome di battaglia? Salsino. Mazzo. Meme. Cosa ne pensate della casa? È spaziosa e grande. C'è il bagno in camera. E soprattutto la doccia. Meno male, così non siamo una casa di puzzoni. Un vostro pregio? Fare bene il portiere. Suona la chitarra. Sono abbastanza simpatico. Difetto? Abbastanza invadente. Non mi arrabbio molto facilmente. Cosa ne pensate degli animatori, delle attività e gite, se volete? Sono bravi, le gite sono faticose, però poi alla fine ci divertiamo. Sono molto divertenti le gite, gli animatori a volte fanno arrabbiare, dipende. Anche voi ragazzi. Gli animatori sono simpatici e le gite un po' lunghe, però belle. Ponte Tibetano, è stato bello? Sì, molto bello. Nome? Francesca, Michela. Giorgio. Veronica. Cognome? Fiseri, Guglielmetti. Beltramini, Ficcelli. Nome di battaglia? Franci. Michi. Gio. Vero. E cosa ne pensate della casa? È bella. Bella. Molto bella. Carina, spaziosa, ci sono altri aggettivi. Accogliente. Poi? Ordinata. Ordinata, camera, va bene. Poi, pregio, un vostro pregio. Simpatica. Divertente. Notta. Simpatica. Un vostro difetto. Faccio scherzi. Soprattutto l'occhino. Sottolineiamolo. Poi? Timidezza. Soprattutto troppo tesorante all'occhino. A uomo. Poi, timidezza. Ok, poi cosa ne pensate degli animatori, dell'attività, delle gite, anche il ponte tibetano che avete fatto? Il ponte tibetano è stato bello, era divertente. Le gite sono belle, soprattutto il ponte. Ok, Ma non vado a uno di gite, sto da ponte. Abbiamo fatto anche una camminata. Quella era di allenamento, così, camminatina. Allora, la gita al ponte è stata bella. E gli animatori? No, cioè, gli animatori sono bravi. Ok, appunto, fermiamoci qui. Devo andare avanti. No. Provo fare un po' di donna. No. Cioè, infatti. Grossissimo letto. Le gite sono state belle, soprattutto il ponte tibetano, che è stato molto bello. Ok. Io controllerei bene il bagno, signora ispezione. La porta va la sveglia in ordine. Guarda qua, il letto è disfatto. No, hai disfatto il tuo letto. Aiuto, 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 aiuto. La gente ha il diritto di sapere quello che succede qua dentro. L'onda lunga dell'asfalto schiaccia le parole, sguardi persi oltre i vetri, oltre di noi. Il ritorno porta addosso mal di testa e mal d'anima. Nei silenzi ognuno piano fruga dentro di sé. Oh,
venti notti e poco giorno, me ne sento ora che torno, ora che la fiesta è andata, pace, amore, gioia infinita. Come un rio, come il mare, come il sole. Gioia infinita. Questa vibra buona, per averla sempre quando uno suona, porto dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi, i visi, e qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce, scosse forti all'anima che nessuno scorderà più, e questo il bardo lo sa, lui illumina le città, cantandosi di mena un viva la strada, un viva l'amicizia vera, che è una cosa rara, che un oceano ci separa, brindo a voi, a questa vita, pace, amore, gioia infinita. Concludete con una perla di saggezza, con una vostra perla di saggezza. Sono un hobbit. Dai. Sono Stiglio. E diventerò Stiglio. Ok. E morirò Stiglio. Morirò Stiglio. Ma soprattutto. Grazie.